Salve a tutti ragazzi, sono Master Wallace, carico carico. Qui c'è questa bellissima, intanto facciamo anche le postazioni con musica dopaminica, perché me lo chiedono, Master, musica dopaminica, eccola qua. Allora, buongiorno a tutti, argomenti interessanti anche oggi come sempre, perché Master è qui per proporvi sempre cose interessanti che vi possono essere utili e questa è la sua funzione. Cose reali provate sul campo. Da molti anni, quindi potete fidarvi. In ogni caso, quello che vi propongo sono le mie esperienze, okay? E quindi voi valutate voi poi se funzioneranno o meno. Ripeto, questa è la mia esposizione al mondo di quello che io faccio o fatto e quello che fanno altri che ci seguono e che sono tutti super contenti. Allora, l'argomento di oggi è il calcolo del peso massimale. E la sicurezza nel peso massimale, quindi due argomenti, come vedete, utili che possono servire a tutti. Allora, intanto come si calcola il massimale? Diciamo che ci sono metodi diretti e indiretti, cioè gli indiretti in pratica sono, a volte si può fare proprio un calcolo così teorico, però diciamo ci sono delle prove da fare con dei pesi inferiori e da lì in base a queste ripetizioni si può avere un'idea del massimale. Certo che la prova diretta finale è il massimale, cioè punto, quindi non c'è niente di più diretto di quello. Però possiamo avere un'idea veramente molto, molto approssimativa, quasi precisa, con questo semplice metodo che io ho sempre applicato e che vedo che nella realtà funziona davvero. Con le opportune precisazioni che vi farò dopo. Il metodo semplicemente è questo. Allora, si basa sul discorso delle tre ripetizioni. Tre. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete un peso tale che alla terza ripetizione voi siete al limite, cioè riuscite a farla, attenzione, riuscite a farla, ma oltre non potete andare, cioè con la quarta rimarreste sotto, quindi si presuppone che la terza sia la vostra ultima ripetizione possibile. Bene, se questo avviene, allora con il peso che avete usato nelle tre ripetizioni è molto molto probabile, poi farò un esempio, è molto molto probabile che riuscirete a farne quantomeno una ripetizione con 10 kg in più. Ok? Questo è diciamo il principio base che poi andando su coi pesi questa cosa subisce un po' delle variazioni, vi spiegherò anche questo, però facciamo un esempio pratico. Se voi riuscite a fare, è un esempio, se voi riuscite a fare 3 ripetizioni con 90 kg, ok? Allora cosa intendo riuscite a fare? Che voi staccate il bilanciere o ve lo staccano anche, anzi sarebbe meglio se qualcuno ve lo stacca. E poi scendete, naturalmente usate lo stile migliore possibile che è quello Wallace, non fate sciocchezze tipo schiena, cioè o schiena totalmente aderente o il fatto di stare con le natiche attaccate, il fermo, queste sono sciocchezze che possono avere un senso in gara, perché chi vuole fare gare sapete che questo come stile da palestra non conta assolutamente nulla e non è anche tecnicamente proprio sbagliato. Ma detto questo, comunque usate lo stile che volete, io consiglio sempre lo stile Wallace che è il migliore che esiste. Comunque se riuscite a fare 3 ripetizioni con 90 kg da solo, di cui l'ultima, ripeto, al limite, perché se la terza ripetizione la fate abbastanza bene, ce ne starebbe una quarta, allora il calcolo massimale lì non va bene, probabilmente potevate caricare un po' più di 90 kg, ma stiamo alle 3 ripetizioni con 90 kg. Se voi ne fate 3 con 90 kg da solo, ribadisco, di cui l'ultima, che siete al limite, però la fate, allora è molto probabile, quasi certo, che ne farete una con 100 kg, cioè con 10 kg in più. Quindi 3 con 90 kg ne fate una con 100. Se ne fate 3 con 100, è sempre un esempio, è certo che ne farete, certo, certo no, ma molto molto probabile che ne farete una con 110 kg. Questo è un principio molto semplice che potete provare. E vedrete che nella maggior parte dei casi questo corrisponde alla realtà, esattamente come vi ho detto. Attenzione, questa regola è molto
precisa, se state appesi abbastanza bassi, diciamo, se i pesi aumentano, per esempio se riuscite a fare 3 ripetizioni con 120 o 3 con 130, che è già tanto, ecco, il limite del massimale si sposta un po' più in alto, cioè se per esempio ne fate 3 con 120, probabilmente ne farete anche una, potrebbe essere un 132 o 133, cioè più salite col peso e più sale anche in proporzione il massimale. Quindi, però, qui si parla di andare su con dei pesi che, diciamo, a livello di natura non è che tanta gente fa 3 ripetizioni con 130 o 140 da natura, per cui io ho fatto un discorso per l'utente medio palestrato che ovviamente viaggiano con pesi inferiori. Comunque, questa regola delle 3 ripetizioni, che vi consente di farne almeno una con 10 kg in più, sul campo si è rivelata sempre molto molto valida, ok? Ed è anche la più precisa, perché si potrebbe fare anche col discorso delle 6 ripetizioni. Cioè, se fate 6 ripetizioni con un peso, in teoria potreste farne una con 20 kg in più, ma questo è meno preciso. Proprio invece sulle 3 ripetizioni è il più esatto. Attenzione però, se però voi non fate mai pesi massimali, cioè non riuscite mai ad abituarvi al fatto di scaricare tutto in una sola ripetizione, non è scontato che anche se ne fate 3, poi ne farete una con 10 kg in più. Perché? Perché se non fate mai il massimale, comunque, a prescindere, uno dice, va bene, faccio 3 con 80, vuol dire che il mio massimale è 90 kg, ok? Ma se non lo provi mai, il tuo sistema nervoso non è molto abituato alla scarica al 100% unica, e quindi non è detto che possa uscire. Per cui dopo le 3 ripetizioni dovete fare anche il massimale. Cioè, il massimale andrebbe provato praticamente in ogni seduta, indipendentemente che siete in massa, definizione o mantenimento. Ovviamente i massimali caleranno perché in massa mangiate di più, in definizione siete più magri, meno peso, mangiate meno, calerà. Però andrebbe sempre comunque provato, intanto per mantenere questa forma di allenamento all'esplosione singola e anche per quantificare un po' la situazione. Perché per esempio un buon indice di un massimale estivo è quello relativo all'anno precedente. Cioè, se voi in un'estate riuscite a mantenere un massimale, faccio un esempio, di panca di 110, mentre l'anno scorso, allo stesso grado di magrezza, forse o magari meno, stavate sui 100, sui 105-103, poi siete migliorati. Comunque sì, anche se in inverno magari facevate di più, facevate 120. Però, capite, insomma, è sempre meglio testare la situazione. Adesso attenzione però, perché vi dico una cosa importante. Il massimale prevede dei sistemi di sicurezza che se non li avete è molto molto rischioso farlo. Ovviamente questo può valere sia se vi allenate in casa da soli o anche se siete in palestra. Cosa voglio dire? La sicurezza più sicura in assoluto sarebbero le barre di sicurezza di fianco alla panca. Perché dico questo? Perché se fallite, schiacciati non ci rimanete se posizionate bene le sbarre, no? Questo è anche un sistema che usano molti che si allenano da soli, hanno questo sistema qui ed è più utile che esista. Ovviamente in palestra, per quel che ne so, le panche da palestra non hanno queste barre di sicurezza, non le hanno. Quindi lì l'unica alternativa è avere uno spotter, non si scappa. Se la panca non ha le barre di sicurezza e comunque siete in palestra, se rimanete sotto, buttate giù tutto, ma sono manovre difficili. Situazione veramente difficile, e aspettate che qualcuno venga a darvi una mano. Per questo, quando si prova un massimale, dovrebbe sempre esserci qualcuno lì pronto, ma uno esperto, non un incapace. Perché purtroppo, quando si vedono qui i video di panca, di ragazzi che si aiutano fra loro, gli spotter sono sempre degli incapaci. Incapaci perché? Perché lo spotter non deve aspettare che il tizio fallisce e rimane sotto. Il ruolo dello spotter è quello di, quando si vede che l'alzata comunque, allora, o non parte proprio o è bloccata. In genere c'è il blocco, si parte un po' e poi c'è il blocco. Ecco, questo blocco lo spotter lo deve evitare, cioè a quel punto deve intervenire. Non deve intervenire quando è già sotto schiacciato, anche perché poi tirarlo su non so come fa. Quindi c'è veramente, ci vuole un colpo d'occhio, un'esperienza molto molto particolare. Io per esempio se devo fare dei massimali su panca mi fido solo di alcuni, gli altri no, e in quel caso non lo farei nemmeno perché so che sono incapaci e non voglio rischiare di rimanere sotto. Tra l'altro c'è anche un altro problema. La panca in sé, quantomeno la maggior parte delle panche, sono panche che consentono di stare sopra, diciamo,
all'atleta che fa la prova. Ma se uno rimane sotto e tira su, vi sbilanciate perché non avete una base di appoggio che vi permette di far leva. Questo è pericoloso anche questo, per cui bisogna veramente scegliere uno spotter esperto e calcolare i tempi giusti, perché se voi sommate la vostra forza di tirata in su con quella comunque residua che rimane a quello sotto, sommate e riescono a venire su. Ma se quello rimane schiacciato, voi da soli non ce la farete a tirarlo su, specie quando la panca non ha una forma di protezione per far da leva che vi appoggiate. Se la panca è libera, vi sbilanciate anche voi. È un problema, attenzione. Quindi, ripeto, massima prudenza nei massimali, se possibile fidatevi di uno spotter esperto. Se non avete né barre di sicurezza né spotter esperto o non avete proprio lo spotter, io il consiglio che vi do è di non fare il massimale, cioè perché è rischioso, cosa vi devo dire? Tipo, ah, se provate male che vada, no, vi dico è rischioso, non lo fate, questo vi devo dire. Per cui è importante che voi sapete un po' come funziona questa storia. Il calcolo del massimale, eccetera, eccetera. Però purtroppo va provato solo in condizioni di sicurezza, se no è estremamente rischioso. Questo che tanto è vero, quando fanno le gare, se ci fate caso, ci sono praticamente tre persone pronte a intervenire, due ai lati e uno sopra, in tre bene o male, ma in una situazione che c'è solo uno che vi guarda, magari pure incapace, state veramente attenti. Quindi, ovviamente per migliorare la forza massimale, la forza in generale, bisogna seguire certi metodi, certi sistemi, certe integrazioni. E noi in questo abbiamo sempre agito al meglio, tant'è vero che io stesso ho anche dimostrato che come forza, pur essendo culturista e non powerlift, forza non forza costruita con i farmaci, forza natura, ho sempre dimostrato di essere veramente a livelli veramente alti. E spero che queste cose che vi ho detto vi possono essere utili e chi vuole avere altre spiegazioni, domande o dubbi, specialmente chi acquisti i prodotti dallo store con le mail, può avere assistenza di master, l'ho già detto e lo ripeto in chat Facebook o nelle email del sito. Poi c'è, noi siamo disposti anche, cioè siamo disposti, c'è anche la guida proprio, c'è il coaching online, per cui chi vuole far quello. Noi siamo sempre disponibili. Allora, ragazzi, l'estate si avvicina, state pronti e non mollate, ok? Le palestre abbiamo una data e quindi quella è l'estate si avvicina. Voi potete solo fare una cosa: continuate ad allenarvi e non mollate mai, perché questa è la nostra missione. Io vi ringrazio e finiamo con un po' di dopamina. Salve a tutti, a dopo. Non mollate mai, mai.